Che cosa intendiamo per spazi confinati e perché sono pericolosi per i lavoratori del cantiere? Gli ambienti confinati sono particolari ambienti di lavoro in cui, sia per le caratteristiche dell'attività svolta, sia per l'ambiente di lavoro stesso, si possono creare situazioni in cui l'ambiente di lavoro diventa più pericoloso per i lavoratori in tutte quelle situazioni di emergenza e in cui bisogna riuscire a uscire in fretta dall'ambiente di lavoro stesso. Esiste una classificazione di questi ambienti? Ci sono dei parametri con cui si può identificare un ambiente confinato, ma non c'è una classificazione vera e propria. Sicuramente scarsità di ossigeno, difficoltà di accesso e uscita, ambienti di lavoro chiusi o con difficoltà di comunicazione interno e esterno sono possibili elementi di classificazione dell'ambiente confinato stesso. Quindi come si può ad esempio liberare qualcuno rimasto incastrato? Bisognerà avere delle procedure di lavoro, delle attrezzature specifiche con cui si potrà andare a recuperare l'infortunato all'interno dell'ambiente e a portarlo in una condizione di sicurezza in superficie grazie a delle apposite attrezzature e personale ovviamente specificatamente formato ed addestrato a questo tipo di attività. Prima di entrare, il responsabile dei lavori deve effettuare una misurazione del tenore di ossigeno che deve essere naturalmente superiore al 20%. Se così non fosse, deve immettere aria fresca finché il tenore di ossigeno ritorna superiore al 20%. Nel caso di cunicoli e di scavi molto complessi potrebbe essere che questa percentuale di ossigeno superiore al 20% non sia raggiunta. In questo caso bisognerà dotare le persone di autorespiratori o in ogni modo di strumenti per la respirazione che li assista durante il lavoro e comunque farli uscire periodicamente dall'ambiente confinato per rimandare, rimettere aria fresca periodicamente. In questo modo li si alleggerisce dalla fatica fisica, che lavorare in un cunicolo in condimensioni limitate è sicuramente notevole, e permettere dall'esterno di inserire nuova aria. A livello di formazione abbiamo dei percorsi che solitamente passano attraverso una formazione teorica e una parte di addestramento pratico specifico. Sicuramente il cuore della formazione è l'addestramento pratico, cioè la conoscenza di quelle attrezzature che saranno poi utilizzate e necessarie per insegnare ai lavoratori ad estrarre eventualmente un loro collega che si trova in difficoltà all'interno degli ambienti confinati. Questa è proprio la base, il fondamento attraverso il quale con la pratica corrente i lavoratori devono arrivare a maturare quella freddezza e quella capacità che, ricordiamo, nel momento in cui accade un'emergenza non è sicuramente una capacità ordinaria, per poter operare in maniera corretta senza fare errori per aiutare i propri colleghi eventualmente in difficoltà. Ricordiamoci sempre che una regola base del soccorso e dell'emergenza è quella di non mettere a rischio i soccorritori stessi, che è purtroppo una delle dinamiche che negli ambienti confinati è accaduta con frequenza. La prima regola del soccorritore è quella di non esporre se stessi a un pericolo per aiutare un collega. E quindi l'attitudine verso queste pratiche, la conoscenza approfondita di queste pratiche, la manualità e la capacità di utilizzare le attrezzature porta il lavoratore alla consapevolezza di quello che sta facendo e quindi alla tranquillità e alla serenità di operare anche in emergenza con i dovuti criteri e le dovute maniere. Allora, partiamo dall'imbragatura. La prima cosa più importante che dovete sempre avere quando si accede o c'è la possibilità di dover accedere a un ambiente confinato e avere l'imbragatura già indosso, non in una sacca in terra comoda vicina. È comoda, ma se scatta l'emergenza ce la dovete già avere addosso. Questo è il dispositivo che vi permette, in caso di emergenza, di uscirne vivi o comunque il più possibile illesi. Okay? Se questo dispositivo però è danneggiato, si è rotto perché ha già subito una caduta e quindi la cucitura si è strappata, io non ci guardo, non me ne accorgo. In caso di necessità, scivolo dentro il pozzetto, fanno il recupero, mi incastro da qualche parte, l'imbrago si apre, se l'imbrago si apre è inutile. Dovrà entrare qualcuno a venirmi a soccorrere là sotto senza avere un punto di collegamento per tirarmi fuori. Di conseguenza è il vostro paracadute, dovete controllarlo voi. Poi, una volta all'anno tutti gli imbraghi vengono controllati obbligatoriamente da casa costruttrice o ente tecnico esperto specializzato che prende l'imbrago, la controlla al microscopio, controlla tutti gli elementi che si possono danneggiare e firma che è tutto in ordine.
però il vostro controllo, ripeto, lo dovete fare sempre. Considerate che una volta che mi sono dotato del mio caschetto, il mio cordino di posizionamento, del mio cordino anticaduta, l'attrezzatura varia di lavoro, io ho preso su almeno 10 kg. Serve questa indicazione perché i dispositivi hanno un range di lavoro indicato in chili. 140 kg indicativamente in base a ogni dispositivo, poi al suo, la sua portata, ma io faccio presto, metto il trapano, il tassellatore, un po' di roba. Solo i DPI che avete addosso sono indicativamente 9-10 kg. È una considerazione che va fatta perché sembra una sciocchezza, ma anche questo è un problema che troppo spesso si sottovaluta. Il peso del mio corpo con la dotazione di sicurezza, con la dotazione anticaduta che sono andato ad integrarsi. Ecco, in questa fase appunto si sta effettuando l'operazione di recupero di una persona ipoteticamente infortunata utilizzando una struttura a treppiede alla quale viene collegato appunto un sistema, un vericello di recupero e un sistema anticaduta con eventuale funzione di recupero in caso di emergenza. C'è la doppia funzione di recupero per avere una ulteriore garanzia in caso in cui il vericello recuperatore appunto smetta di funzionare oppure ci sia un malfunzionamento. Quindi in caso di malfunzionamento del vericello recuperatore, il dispositivo anticaduta retrattile ha appunto una funzione aggiuntiva che prevede il recupero in emergenza dell'operatore. Si può eventualmente anche, in assenza di scala di accesso all'interno della botola, all'interno dell'ambiente confinato, procedere con un calaggio della persona all'interno dell'ambiente confinato utilizzando sempre il vericello recuperatore barra discensore. L'unica obbligo, diciamo, che dobbiamo avere è sempre la ridondanza dei due sistemi. Un sistema per l'accesso e per la discesa, che può essere una scala o in questo caso appunto un vericello, e obbligatoriamente un dispositivo anticaduta al quale appunto verrà aggiunto il sistema per l'accesso e la discesa del lavoratore. Abbiamo cercato di mettere in evidenza un aspetto che è a volte sottovalutato, quello dei rischi presenti in ambienti cosiddetti confinati, come per esempio cisterne, vasche, serbatoi, pozzi, dove i pericoli spesso sono sottovalutati, e anche in quello che oggi abbiamo raffigurato, cioè un'intossicazione durante dei lavori di verniciatura, apparentemente normali lavori di verniciatura, in questo contesto particolare diventano molto difficoltosi e oltre che pericolosi per le persone coinvolte, anche particolari per i soccorritori, sia dei soccorritori sanitari, ma anche dei vigili del fuoco che devono mettere l'infortunato a disposizione dei sanitari per le relative cure mediche. Quindi mettere in sicurezza prima di tutto l'ambiente di lavoro e i lavoratori, poi nel caso malaugurato capiti qualche infortunio, anche i soccorritori. Assolutamente, questi sono degli interventi dove a partire dalle stesse squadre aziendali le misure da attuare devono essere quelle di non creare ulteriori infortuni provando delle azioni di soccorso che non hanno probabilità di avere una buona riuscita e quindi attendere i soccorritori, meglio se prima l'organizzazione aziendale è già pronta per poter mettere in campo tutto ciò che serve per gestire sin dalle fasi iniziali questo tipo di soccorsi. Quando si parla di cemento armato, in genere bisogna considerare due materiali distintamente. Nel momento della demolizione si ottiene del ferro e del calcestruzzo. Nel caso del ferro si deve parlare in modo corretto e proprio di riciclaggio del materiale, perché appunto può essere riutilizzato, riportato nei altoforni e trasformato nuovamente in acciaio, con ovviamente processi tecnologici abbastanza complessi, ma che comunque permettono il riciclaggio a livelli molto elevati. Per quanto riguarda invece il calcestruzzo, quest'ultimo, una volta demolito e frantumato,
andando a correggere, a lavare molto bene, a correggere la granulometria, può persino essere utilizzato per farne dell'altro calcestruzzo. Viene utilizzato ovviamente semplicemente come inerte, al quale vengono poi aggiunti gli altri componenti che permettono di ottenere un calcestruzzo strutturalmente valido. L'Istituto Professionale Edile di Bologna è il capofila di un nuovo progetto nell'ambito del programma Erasmus Plus, Trans to Work, basato sulla transizione dei giovani nel mondo delle costruzioni. Gli obiettivi sono quelli di valorizzare, consolidare e strutturare l'apprendimento all'interno dei percorsi di formazione professionale rivolti a persone tra i 18 e i 35 anni, introducendo elementi di innovazione, promuovendo la formazione dei tutor e sviluppando strumentazioni per superare le barriere e concepire il luogo di lavoro come un ambiente di apprendimento privilegiato. Il tutto per agevolare l'equilibrio tra domanda e offerta nel settore edile, stimolando la collaborazione tra le imprese, gli operatori della formazione professionale, i sindacati e le associazioni. Il progetto consiste nel costruire un modello formativo cui seguiranno la sua sperimentazione e la definizione di proposte per adeguare le qualifiche professionali alle novità e alle trasformazioni in atto nel settore delle costruzioni. L'IPLE collaborerà con il Centro Ricerche Documentazioni e Studi, con l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali e con delegazioni provenienti da vari paesi europei come Spagna, Lituania e Bulgaria. Abbiamo intervistato la project manager rappresentante della Lituania, arrivata all'Istituto Professionale Edile assieme agli altri delegati per un primo incontro sul progetto Erasmus Trans to Work. Oggi siamo ospiti dell'IPLE, con cui abbiamo iniziato una partnership nel programma Erasmus Plus, sui più efficaci metodi di apprendimento e speranzosi che questo percorso vada avanti bene. Nella nostra attività siamo specializzati nella formazione delle figure che lavorano nelle costruzioni. Con i nostri ragazzi attualmente stiamo partecipando in Lituania da 10 anni a diversi progetti dell'Unione Europea. Abbiamo partner provenienti da più di 17 paesi e stiamo sviluppando al momento 10 progetti Erasmus Plus. Ci occupiamo anche della mobilità dei partecipanti, mandiamo i nostri studenti in questi paesi creando uno scambio. Siamo orgogliosi e contenti di avere questo rapporto con Bologna, dove già 2 anni fa abbiamo inviato i nostri studenti ed è stato un successo. Hanno imparato tanto e sono tornati in Lituania con una maggiore esperienza. Lo scorso mercoledì 22 novembre, Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi ha visitato gli ambienti dell'Istituto Professionale Edile. Accolto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore e dallo staff, l'Arcivescovo di Bologna ha esplorato con attenzione uffici, aule e laboratorio. Si è dimostrato molto interessato alle attività che si svolgono all'interno della scuola, soprattutto all'aspetto formativo e di integrazione degli allievi, spesso provenienti da paesi stranieri. Si è soffermato in laboratorio con i ragazzi che stavano facendo le esercitazioni pratiche di muratura, ha scambiato con loro diverse battute per poi concludere la mattinata di incontro in Aula Magna, dove ha ricevuto in regalo il DVD del video rap Il tempo stringe. Zuppi ha poi rilasciato al nostro microfono alcune dichiarazioni, tra cui le sue impressioni sull'ambiente dell'Istituto Edile e una riflessione sull'importanza del lavoro e del valore dell'impegno, anche sociale, della scuola. Ecco, a ruota di questa visita, Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, quali impressioni ha avuto dall'Istituto Professionale Edile di Bologna? È un'impressione bella, importante, perché i cantieri spesso sono i luoghi dove si trova più facilmente, dove c'è possibilità di occupazione. E i cantieri vuol dire anche il futuro, il cantiere non è soltanto costruire ma anche riabilitare, riaggiustare. Vedere una classe come quella che ci ha accolto, che imparano insieme, ragazzi che molte volte hanno delle difficoltà che trovano invece nel lavoro e in una prospettiva di lavoro tanto entusiasmo e quindi il talento, ma credo che questo ci deve far ben sperare per tutte le nostre città. Il valore del lavoro anche proprio come mezzo di integrazione e di formazione. Non c'è futuro senza il lavoro personale, se c'è il lavoro insieme, come abbiamo visto, c'è per tutti.
quelle contrapposizioni che noi creiamo. Il problema vero è che è quando non c'è lavoro, che poi pensiamo allora, ma quando scegliamo il lavoro non ce la porta via nessuno, anzi insieme lo troveremo di più. Tra i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Istituto Edile di Bologna vi segnaliamo lunedì 11 dicembre 2017 aggiornamento per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e preposti alla sorveglianza. Martedì 12 dicembre aggiornamento per addetto alla conduzione di gru a torre e in prevenzione incendi, settore impiantistica, regola tecnica, ospedali e ambulatori. Sempre martedì 12 dicembre si terranno anche i corsi di aggiornamento, formazione e addestramento sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali anticaduta. Mercoledì 20 dicembre 2017 si svolgerà il seminario BIM e prevenzione incendi, una nuova professionalità per il progettista digitale. Per avere una panoramica completa su tutti i corsi in partenza e per qualsiasi informazione si può consultare il sito di IPLE www.edili.com in continuo aggiornamento.